Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Mi state chiedendo da tanto tempo di fare un video su come suddividere, diciamo, quattro sezioni vocali per creare un'armonia corale per il coro. Bene, io ho deciso di fare questo video e lo farò uscire molto probabilmente domani. Oggi però vorrei fare una premessa importante in modo che poi possiate capire bene tutto quello che avrò da spiegarvi nel prossimo video, e cioè che esiste un modo di armonizzare, di suonare gli accordi diverso dalla posizione classica, diciamo dalla triade do mi sol, ad esempio. Un accordo può essere anche rivoltato, cioè che cosa sono i rivolti? Vediamo. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, come ben sappiamo, gli accordi si formano con un minimo di tre note che sono la prima, la terza e la quinta di una scala. Ad esempio, nella scala di Do, dal Do all'altro Do, la prima che incontriamo è proprio il Do, poi c'è la terza nota che è il Mi e la quinta che è il Sol. Se noi suoniamo insieme queste tre note, avremo l'accordo di Do maggiore, perché questa è la scala maggiore. E sappiamo che se abbassiamo la terza di un semitono, quindi se andiamo a Mi bemolle, avremo l'accordo minore. Quindi fermiamoci soltanto a, diciamo qui, agli accordi maggiori e minori. Che cosa succede? Se noi vogliamo suonare l'accordo di Do in un'altra posizione, lo possiamo, si dice, rivoltare. Quindi il primo rivolto di Do sarà partendo dal Mi. Sol, Do sarà suonato così. Questo accordo è comunque l'accordo di Do maggiore a tutti gli effetti, in primo rivolto si dice. Essendo tre le note, c'è la possibilità di avere anche un secondo rivolto, che è, ad esempio, nell'accordo di Do, Sol, Do, Mi. Ok? Quindi, posizione fondamentale. Primo rivolto, secondo rivolto. L'accordo cambia un po', si schiarisce andando in su, però comunque rimane l'accordo di Do maggiore. Ok? Se consideriamo l'accordo minore è uguale, sarà Do Mi bemolle Sol Do, Sol Do Mi bemolle. L'accordo è sempre di Do minore. A che cosa servono i rivolti? I rivolti servono perché noi se abbiamo un cambio accordi e abbiamo già una nota in comune tra i due accordi, è inutile fare un salto, ma possiamo suonare le note in comune senza muovere la mano. Cioè, mi spiego meglio. Se noi dobbiamo passare dall'accordo, ad esempio, di Do maggiore, che sappiamo bene, Do Mi Sol, all'accordo di La minore, quindi andando indietro, Do Si La, La Do Mi, questo è l'accordo di La minore, come vediamo, sia il Do che il Mi si trovano sia nel Do maggiore che nella minore. Quindi anziché spostare tutta la mano fino ad arrivare alla minore, possiamo soltanto spostare questo dito e suonare Do Mi La. E avremo comunque il La minore, senza fare grandi spostamenti. Quindi questo è il Do e questo è il La minore. Capite bene che è molto più semplice da fare questo cambio accordo rispetto a un accordo che si deve spostare completamente. Ok? Allo stesso modo, se dobbiamo passare dal Do maggiore al Sol maggiore, che è comunque più lontano, immaginate in velocità è più scomodo se non usiamo i rivolti. Quindi sappiamo che Do Mi Sol, Sol Si Re, l'accordo di Sol maggiore, quindi io il Re ce l'ho qua, il Si ce l'ho qua, quindi da Do basterà spostare queste due dita mantenendo la nota Sol. Quindi, ok? Do, Sol. Comunque ci sono due accordi che sono Sol maggiore e Do e io non muovo moltissimo la mano e non vado in giro a cercare gli accordi sul pianoforte. Quindi se volessi suonare, vi faccio l'ultimo esempio, il giro armonico di Do, sappiamo essere Do,
maggiore, La minore, Re minore e Sol. Ok? Posso prendere sia qua che qua, in tutti gli accordi li possiamo prendere l'altezza che vogliamo. Quindi io lo suonerò così: Do, il La minore ce l'ho qua, Do mi La, il Re, essendo Re fa La, il La già ce l'ho, lo suonerò così in posizione fondamentale, e il Sol, che è Sol Si Re, siccome il Re già ce l'ho, ovvero solo queste due dita, e poi di nuovo Do. Quindi Do, La, Re, Sol. Ok? Poi una volta che ho preso il Sol, posso decidere di spostare queste due dita e suonare il Do in primo rivolto. Insomma, abbiamo tantissime possibilità per non stare a muovere troppo la mano. Questo sistema è importante perché quando andremo a vedere il movimento delle voci, le voci si comportano come le note sul pianoforte o su qualsiasi strumento armonico. Va bene? Bene ragazzi, spero di essermi spiegato bene. Se avete delle domande non esitate a farle qui giù nei commenti e io vi risponderò prontamente. A domani, ciao!